Salve a tutti ragazzi e benvenuti su InSport. Mettetevi comodi, non so quanto durerà questo video perché, ripeto, io ho il timer dietro la fotocamera, ma oggi parleremo di un argomento particolarmente delicato, che è quello del calcio. Allora, questa rubrica che sta andando avanti si chiama Il mio pensiero. Non che io valga qualcosa come appunto, cioè perché io sia qualcuno che è un influencer importantissimo, no, perché però certe volte mi capitano anche fuori dal web, principalmente fuori dal web, e ogni tanto mi scrivono pure su Instagram e su Facebook cosa ne penso di un determinato sport. Bene, ho parlato non so ma in che ordine c'erano i video, comunque parleremo, ho parlato dello spinning, del nuoto, la differenza tra i natural, quello che ne penso io dei natural e del doped, mi sembra che ho parlato del bodybuilding, del crossfit, una cosa del genere. Vabbè, ma non mi ricordo quelli che ho fatto perché ne sto registrando veramente tanti e di filo, ormai l'avete capito, quindi questi video da noi adesso, a me il primo settembre, questi video li vedete chissà quando. Però oggi parleremo del calcio. Allora, il calcio, ripeto, questo sono sempre pensieri miei, ragazzi, però il calcio è uno sport di squadra situazionale che vede coinvolto a livello metabolico sia la componente anaerobica sia la componente aerobica. Le partite durano 90 minuti non effettive, come per esempio il caso del football americano, cioè quando il gioco è fermo il tempo non va avanti, invece nel calcio va sempre avanti, poi si recupera alla fine. Viene giocato, ormai lo sapete, in un campo 11 contro 11 e ragazzi, con tutte le sfaccettature del calcetto, del calcio a 5, a 3, del calcio del beach soccer, compagnia bella, cosa ne penso? Allora, io penso che il calcio sia uno sport bellissimo da vedere, uno sport molto interessante anche per quanto riguarda il tifo e quant'altro, però a mio avviso si dà troppa importanza a questo tipo di sport e dimenticandoci che c'è praticamente anche altro nell'ambito sportivo. Noi molte volte ci dimentichiamo completamente che lo sport non è il calcio è un tipo di sport, ma come sport ce ne sono tanti altri: c'è la corsa, la maratona, la marcia, la pesistica, c'è il football, il rugby, il torneo sei nazioni che è famosissimo, e il fatto che la Formula 1, MotoGP e quant'altro, il fatto che il calcio sia così portato avanti è principalmente una questione di marketing, perché fa girare l'economia. A mio avviso sbagliato, perché in questo modo tu settorializzi, secondo me, in maniera eccessiva solo uno sport. Vuoi diventare qualcuno, devi fare calcio. Vuoi essere qualcuno, devi seguire il calcio. Se a te ti piace un qualsiasi altro tipo di sport, per esempio il football, per esempio la pesistica, per esempio qualsiasi altro tipo di sport, la palla a nuoto, non diventerai, o comunque ti sarà difficile diventare qualcuno, o avrai meno possibilità di altri ragazzi di diventare, di arrivare ai top player. Perché? Perché ci saranno federazioni di calcio che saranno pompate sia di soldi, incentivi, finanziamenti e quant'altro, e noi praticamente gli altri rimarranno dietro. E è una questione così negativa? Certo, perché principalmente lo sport nasce per dare la libertà e la possibilità a tutti di praticarlo, ok? Se io mi rendo conto che per diversi motivi a me il calcio non piace, perché mi dà fastidio essere in campo con altre persone, perché mi dà fastidio correre per 90 minuti, perché mi dà fastidio la palla rotonda, la voglio fare, la voglio più piccolina, o ci voglio giocare con una racchetta o con una mazza, per esempio una mazza da baseball, no? O non voglio giocare proprio con la palla, voglio giocare altro. E se a me piace tutti questi altri aspetti, troverò difficoltà anche all'interno di impianti privati e non di svolgere quello che sto facendo. Riporto l'esperienza di un mio amico: piaceva tanto la scherma, era innamorato della scherma, però purtroppo a Crotone la scherma non la faceva nessuno, quindi ha dovuto rinunciare a fare lo schermidore, che per carità magari non sarebbe diventato nessuno, però è stato comunque
una violazione quasi, no? Del diritto proprio di fare sport, di praticare lo sport che si piace, che si vuole. C'era praticamente, riporto sempre altre cose a Crotone, dei campetti di basket pubblici potevano giocare, potevano giocarci, chi voleva poteva andare, c'erano i canestri e le cose. Benissimo, essendo che il comune di Crotone ha pensato bene che questo campetto fosse inutile, è stato demolito e è fatto un parcheggio. Ragazzi, vi potrei portare anche altri esempi. Avevo una piscina olimpionica a Crotone del CONI, chiusa, non l'hanno più ripresa, cioè è rimasta chiusa e quant'altro. Però quando si vedono campetti che sono lasciati al degrado o campetti che dalla terra magari si lamenta qualcuno e vogliono l'erbetta, allora misteriosamente il sovvenzionamento e quant'altro arrivano e vengono ceduti. Io ripeto, per quanto riguarda la parte dell'amministrazione non so bene, però posso dire che se io pompo tanto il calcio costringo le persone a guardare il calcio e giustamente su altri sport rimaniamo dietro. Fatto che in America questo non succede. In America non succede, tutti gli sport vengono portati avanti allo stesso livello. Naturalmente là c'è il football americano che la fa da padrone, però si parla di una nazione, di uno stato in cui l'NBA arriva a livelli galattici, veramente, in cui ci sono praticamente le major leagues di baseball, dove praticamente danno la possibilità a tutti i ragazzi, dai college fino ad avanzata adulta, di praticare questo tipo di sport. Se si va in Nord America si incontra l'hockey, come tanti altri tipi di sport. Allora, vedete ragazzi come siamo limitati da questo punto di vista in Italia e nel sud. Sicuramente tu che starai guardando questo video avrai molte più possibilità di praticare lo sport che vuoi, perché magari verrai da un grande centro, magari sarà gestito da un'associazione molto più seria. Però ti posso garantire, e te lo dico da persona che ama lo sport, che almeno nel sud Italia, in particolare a Crotone, molti sport non vengono proprio calcolati e alcuni non sanno neanche la differenza tra gli sport. Per esempio uno sport a rugby e football non la capiscono. Perché? Perché non c'è la concezione di andare a vedere una partita, di andare a conoscere quello che si sta andando a fare. Ok? Questo perché? Perché in Italia, perché anche in televisione, no? Non vengono passati questi sport, o se vengono passati la notte tardi, proprio quando è sicuro che non si riguarda nessuno. Ragazzi, purtroppo io continuo a dire che il calcio è bello, può essere svolto da chi non ha grossi problemi a livello fisico, se naturalmente si è cardiopatici o comunque problemi di ginocchio e quant'altro, è là un pochettino più delicata la questione. È uno sport che difficilmente può essere integrato come sport secondario. Di base il calcio è uno sport primario e poi va integrato con altri sport secondari, come può essere magari due sessioni di spinning alla settimana, una sessione di nuoto o delle sessioni di pesistica, di sala pesi, di sala attrezzi e quant'altro. Ripeto, questi sono dei miei pensieri, delle mie opinioni. Io il calcio non lo seguo più di tanto, mi piace guardarlo con mio padre o con gli amici, magari in qualche competizione così a livello europeo o mondiale. Abbiamo il Crotone Calcio che è in Serie B. Adesso, quando vedete il video, non so che se sarà retrocesso o si sarà salvato. E lo seguo ogni tanto, vado a vedere qualche partita. Mi fa buttare il sangue praticamente, perché vorrei che la squadra fosse più sprintosa, però di base a me piace un altro tipo di sport, ragazzi. Il video finisce qua, se ci sono dei problemi, ragazzi, io lo rinnovo sempre, l'invito a lasciare un commento, se ci sono dei problemi scrivete che ne parliamo, vi chiarirò i vostri dubbi, anche su Instagram, Facebook, contattatemi tranquillamente. E ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi al canale e se il video vi è piaciuto, ragazzi, attivate poi la campanellina così rimarrete sempre aggiornati sulle novità. Ho fatto un altro un pochettino confusionario, però va bene. E buon allenamento da InSport. Ciao!